Buon pomeriggio. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di seguire la polemica che c'è stata e che è tuttora in corso in questi giorni sulle ONG che fanno salvataggio, ricerca e salvataggio nel Mediterraneo. Ecco, per quelli a cui fosse sfuggito qualche elemento di questa cosa, ricordo il procuratore della Repubblica di Catania, Zuccaro, ha aperto un'indagine sulle ONG perché si dice, circola voce, qualcuno sostiene che alcune ONG, di quelle che con le barche nel Mediterraneo recuperano le vittime dei naufragi e i trafficanti che trasportano quelle vittime. Più che altro si tratta di deduzioni che derivano dal fatto che secondo alcuni ci sarebbe una comunione di interesse, i trafficanti vogliono portare i rifugiati in Europa, le ONG vogliono salvare le vittime dei naufragi, queste due cose si combinano e in qualche modo, perché no, potrebbe esserci un accordo. Zuccaro lo dice, non ho nessuna prova, anche gli indizi sono piuttosto deboli, sì, c'è una telefonata un po' ambigua, sono cose che circolano, però visto il successo di queste sue prime, sia pure debolissime, e direi dal punto di vista giuridico discutibilissime affermazioni pubbliche, il successo che è stato marcato soprattutto dal fatto che alcuni personaggi politici hanno ripreso queste dichiarazioni per farne in qualche modo un elemento di polemica politica, in particolare l'onorevole Di Maio, l'amico dei congiuntivi che forse avete identificato, il procuratore Zuccaro ha detto, tra l'altro ritengo che ci sia dietro una motivazione e una finalità molto più grave che è quella di destabilizzare l'economia italiana. Portiamo i rifugiati in Italia per destabilizzare l'economia italiana. Se avessi saputo che è così facile destabilizzare l'economia della settima potenza economica mondiale, mi sarei forse fatto altri programmi nella vita, avrei guardato ad altri problemi, ma lungi da me quello di voler, come dire, sottovalutare la potenza delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni della società civile. Ho i miei dubbi, soprattutto sulla capacità di analisi economica del procuratore Zuccaro, comunque tant'è, la polemica sul tavolo è stata ripresa ampiamente, giornalisti ci sono saltati sopra, diverse testate, per rimarcare quella che appare sempre più come una divisione molto chiara nella nostra società, che sta emergendo con grande forza negli ultimi anni, che è quella tra chi, e mi riconosco in questo gruppo, crede nei valori della consistenza, nel diritto internazionale, nella solidarietà, nel fatto che tutti gli esseri umani hanno gli stessi diritti e che questi debbono essere protetti per tutti quanti, da chi crede nel buon governo, da chi crede nella necessità di una politica che abbia al centro l'uomo, e chi invece predica divisione, predica separazione, parla di noi contro di loro, chi vuole emarginare, chi vuole condannare interi gruppi etnici o religiosi o culturali o anche politici, perché no, indifferentemente rispetto a quello che fanno, che rappresentano, ma perché in questa divisione prosperano alcune fortune politiche. Prendo voti perché parlo alla pancia della parte peggiore dell'elettorato, di quelli che credono a tutto, di quelli che credono alle scie chimiche, di quelli che credono che i vaccini portino la morte, di quelli che credono che bisogna mantenerli a casa loro, non devono venire qui nel nostro mondo intatto. A dire questo normalmente sono persone che vestono jeans Levi's, indossano berrettini da baseball e felpe con magari di un'università americana, che però vogliono tutelare la propria identità, magari padana. Sono le contraddizioni, che dobbiamo fare? Ci dobbiamo convivere, però non c'è dubbio che tutto questo sta generando delle dinamiche estremamente preoccupanti nel mondo. Scusate, cerco di identificare il tasto giusto. Sì, il mondo sta cambiando, è vero, non sta cambiando in meglio, mi permetto di dire, emergono personaggi che praticano la violenza, l'arroganza del potere, che vogliono la divisione, che vogliono emarginare, che vogliono
condannare interi gruppi etnici che vogliono costruire muri alle frontiere dell'Europa, li stanno costruendo anzi, e stanno ricreando un'Europa divisa, stanno ricreando un'Europa dove i diritti umani non sono più centrali nel discorso europeo, ma dove diventano una merce che bisogna in qualche modo cercare di contenere, di ridurre, in parte di cancellare, con le politiche antiterrorismo, con le politiche dell'immigrazione, con le politiche di emarginazione. Alcuni di questi personaggi parlano contro gli omosessuali, parlano contro le donne, parlano contro i disabili, contro tutti quelli che sono in qualche modo portatori di una diversità rispetto a un modello teorico che francamente mi sfugge, non riesco ad identificare, ma che loro probabilmente hanno molto chiaramente in testa. Non va bene. Tutto questo sta creando delle divisioni molto forti nella società, in cui quelli che io considero i portatori dei valori giusti, di un'etica giusta, di un'etica più umana, di un'etica di eguaglianza tra gli esseri umani, di un'etica di dialogo, di apertura, di tolleranza, stanno in una posizione decisamente subalterna, stanno perdendo nel dibattito politico. Anche da noi prosperano i seminatori di odio, di divisione, di discriminazione. Ne rappresento solamente due perché sono quelli più palesi, ma sappiamo che ormai sono sempre più numerosi i politici che aderiscono in qualche modo a questi manifesti e lo Stato sta in qualche modo a guardare, direi. Il nostro ministro dell'Interno, che è un mezzo cattivista, dice «Beh sì, non bisogna generalizzare», parlando delle ONG e dei loro contatti con i trafficanti. Non bisogna generalizzare, però è indubbio che qualcosa ci deve essere. Se c'è la possibilità del peccato, sicuramente ci sarà il peccatore. E quindi si alimenta. Anche lo Stato non fa più da muro, lo Stato non è più quello che in qualche modo asserisce i valori centrali della giustizia, dell'equità, dell'eguaglianza e dei diritti. Lo Stato si fa ammiccante, complice. La paura di perdere voti per i politici è talmente forte che alla fine, se si tratta di fare la faccia brutta, facciamo pure la faccia brutta. Raramente un politico decide di raddrizzare la schiena e dire no, ci sono cose che non siamo in grado di accettare, ci sono cose che non possiamo ammettere, ci sono valori che non possiamo e non vogliamo rimettere in discussione. Tutto diventa discutibile alla fine. Ed ecco che ricompaiono anche il fascismo, il nazismo, che ricompaiono quei movimenti che negli anni 30 ci hanno portato al disastro, sulle stesse motivazioni, sulla stessa linea d'onda, sullo stesso tipo di pensiero, replicano quella logica di divisione, di alterità e soprattutto di nostra superiorità rispetto al resto del mondo. Purtroppo il resto del mondo oggi è allo sbando. L'organismo che ha sempre avuto la massima responsabilità nel gestire le cose mondiali, nel fermare le guerre, l'organismo che nel 2005 si è dato la responsabilità di proteggere le vittime civili dei conflitti laddove gli stati non sono più in grado di farlo, oggi è completamente paralizzato. Non so se nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite giochino a burraco o a qualche altro gioco, ma certamente non si intrattengono analizzando, studiando e cercando soluzioni ai problemi del mondo. Ma si dividono in un giochino di poteri, il potere di veto, di qua, di là, se tu proponi una cosa io la ostacolo. Prima di dire qualcosa sulla Siria, il Consiglio di sicurezza ha impiegato più di 4 anni. La guerra era scoppiata, la guerra seminava già decine di migliaia di vittime e loro parlavano d'altro. E quando nel 2015 finalmente hanno emesso una risoluzione sulla Siria, era una risoluzione che non diceva niente, che non proponeva niente, che non risolveva niente. Siamo nelle mani di una classe politica che non riesce a guardare al di là del proprio ristrettissimo cortile di casa e quella logica che sembrava dominante e crescente negli anni 90 della necessità di assumere una responsabilità a livello globale è stata completamente abbandonata. Anzi, mi permetto di dire,
quella marcia inesorabile dei diritti umani, quella marcia inesorabile del progresso, della civiltà, dell'eguaglianza, del rispetto di tutti, che con tante difficoltà, tanti ostacoli e tante contraddizioni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino a pochi anni fa, sembrava comunque un'ondata che nessuno avrebbe potuto arrestare, oggi si è fermata e sta cominciando a tornare indietro. Lo vediamo nelle politiche antiterrorismo, lo vediamo nelle politiche dei tanti paesi che stanno sistematicamente riducendo i diritti umani per i loro cittadini e per i cittadini di altri paesi. Lo vediamo nel ritorno della pena di morte. Quest'anno ci sono state, nell'ultimo anno ci sono state molte più esecuzioni di quante ce ne siano state nell'anno precedente. Per la prima volta in decenni si torna indietro anche su quello. D'altronde il mondo che sta là fuori, il mondo che questa politica è chiamata a governare, in qualche modo a guidare, è un mondo che spaventa. È un mondo di miliardi di persone che vivono in una specie di alveare, questo è Port-au-Prince, vista dall'alto, un alveare in cui nascono, spesso soffrono, inevitabilmente muoiono, di solito a un'età molto giovane, e in cui non riescono a trovare neanche un barlume di luce che indichi loro il futuro. Si vive e si lotta per il presente, in un mondo sempre più diseguale. In un mondo dove la diseguaglianza sta peggiorando sistematicamente da alcuni decenni, creando quella situazione che abbiamo visto descritta nel tempo precedente, 8 persone che detengono la stessa ricchezza di metà della popolazione mondiale, l'1% della popolazione mondiale che detiene la stessa ricchezza del rimanente 99%. Quale logica può sostenere una deformità di questo tipo, una distorsione così acuta? E poi un mondo che è scosso da un cambio climatico, che purtroppo tendiamo sempre tutti quanti a vedere come un'ipotesi, come una possibilità del futuro. Forse influenzati dalla fantascienza pensiamo che magari fra 30, 40, 50 anni ci sarà un'ondata di marea gigantesca che seppellirà perfino l'Everest distruggendo tutto. Non è così. Il cambio climatico c'è, il cambio climatico sta provocando danni inenarrabili, sta ridisegnando la geografia antropica del nostro pianeta. Il cambio climatico ha provocato negli ultimi 50 anni un aumento dei disastri naturali del 1000%. Si sono moltiplicati per 11 volte i disastri naturali di natura climatica. Colpiscono centinaia di milioni di persone ogni anno. Ogni anno almeno 20 milioni di persone vengono sfollate per sempre da un disastro climatico. E vanno ad alimentare quell'enorme massa di persone che non hanno altra possibilità di sopravvivenza se non emigrare da qualche parte. Magari dalla campagna verso la città, magari dal proprio paese in quello confinante, all'interno della stessa regione, o magari attirati dal vero pull factor che attira tanti migranti in Europa, la voglia di andare a vivere in un posto dove i diritti umani siano bene o male rispettati, dove ci sia un'assistenza sanitaria gratuita, dove ci sia la possibilità di lavorare e di condurre una vita dignitosa, senza essere esposti alla violenza, al sopruso, alla schiavitù, come le persone che partono da questi paesi. Da paesi come questo, la guerra. Terzo grande fattore dinamico che sta modificando la natura del mondo. Dopo un decennio in cui sembrava, il primo decennio degli anni 2000, in cui sembrava che i conflitti dovessero bene o male sedarsi, ridursi, dopo le emergenze complesse degli anni 90, si sperava in un cambio di passo nel mondo. Oggi i conflitti sono in crescita. Ogni anno muoiono 250.000 persone nei conflitti. La vendita incontrollata degli armamenti fatta dagli stessi paesi occidentali che hanno sottoscritto trattati
che gli proibiscono di vendere armi a paesi in guerra, sta prosperando in modo significativo. Si muove di persona il presidente Hollande per andare a vendere le armi all'Arabia Saudita per bombardare lo Yemen, così come il ministro della difesa Pinotti, che è andato a rinegoziare la vendita di bombe all'Arabia Saudita, che le usa contro la popolazione civile in Yemen, che la usa per distruggere gli ospedali, che le usa per distruggere le scuole, per colpire civili innocenti. Non abbiamo più nessuno scrupolo. Quella serie di valori che sembrava fino agli anni 90 che comunque l'Occidente riuscisse a mantenere solidi, almeno nelle sue politiche essenziali, oggi sono andati completamente a ramengo. E poi c'è la migrazione, prodotto delle dinamiche che vi ho appena descritto, ma anche fattore dinamico di per sé. Quanto impatta la migrazione? La migrazione sta condizionando interamente la nostra vita politica, non si parla di altro da anni e non si parla di altro anche negli Stati Uniti, anche negli altri paesi europei, si cercano tutti i possibili collegamenti, i migranti portano malattie, i migranti sono terroristi, i migranti ci rubano il lavoro, nessuna di queste condizioni è dimostrata scientificamente, nessuna di queste condizioni è realistica. Eppure sono gli argomenti fondamentali del dibattito politico in Europa come in Nord America. Ed è la migrazione che li provoca. Quindi noi non impediamo alla gente di fuggire perché non tentiamo neanche minimamente di risolvere i problemi che hanno a casa loro. E quando la gente è costretta a fuggire, gli erigiamo un muro dicendo voi da qui non passate. Ecco quindi che la logica dominante sembra essere non salviamo le barche in mare, è vietato portare cibo ai rifugiati, i volontari che vanno ai domeni ad assistere i rifugiati vengono arrestati dalla polizia greca, se un cittadino da un passaggio, europeo da un passaggio a un rifugiato viene multato per il reato di traffico di esseri umani. Ieri fortunatamente è stato assolto Félix Croft, cittadino francese che ha aiutato alcuni rifugiati a passare la frontiera con la Francia. C'è ancora un giudice a Berlino, si direbbe, c'è ancora qualcuno che comunque riesce a difendere alcuni dei principi fondamentali della nostra civiltà, ma se fosse per la politica tutta questa gente andrebbe in galera. Come andrebbero in galera quelli che salvano i naufraghi, come andrebbero in galera tutto sommato tutti questi buonisti, che meraviglioso artificio dialettico questo del buonismo, no? L'accusa da sbattere in faccia alla gente. Voglio dire, 10 anni fa essere chiamati buonisti sarebbe stato un complimento. 10 anni fa gli operatori delle ONG erano dei bravi ragazzi che facevano delle cose meravigliose. È tutta la vita che mi sento dire ma che bel lavoro che fai. Ma quanto è bello e nobile quello che fai. Adesso sono diventato più o meno un criminale agli occhi di una buona metà della cittadinanza. Cosa oppone il mondo a tutta questa grande catastrofe umanitaria prodotta dal cambio climatico, dalle guerre, dalla diseguaglianza economica? Questo numero, 53%. L'intero aiuto umanitario globale del 2016, che era peraltro inferiore di 4 miliardi a quello del 2015, quindi i soldi che gli stati danno in aiuto umanitario per proteggere le popolazioni colpite, ha coperto solamente il 53% dei bisogni nel 2016. Vuol dire che metà delle persone esposte a disastri naturali e a guerre non ha ricevuto assistenza. Ed è interessante vedere come le Nazioni Unite aderiscano alla fine a questo spirito, tant'è che nell'appello presentato agli Stati per chiedere risorse umanitarie per il 2017, le Nazioni Unite dicono ci sono 128 milioni di persone in grave stato di bisogno. Noi vi chiediamo 22 miliardi, quindi 2 miliardi in meno che nel 2016, per 92 milioni di persone in 33 paesi, 92, 128,
fatto, mi mancano 36 milioni di persone al conto. Beh, quelle se la caveranno in qualche modo da sole. Sono affari loro. Considerate che se chiedo 22 milioni probabilmente ne riceverò 16-17. Quindi sta precipitando quell'unico meccanismo che ancora ci permetteva di contenere in parte la sofferenza di centinaia di milioni di persone che sempre meno riceveranno. Tant'è che ai confini della Siria, nei campi di rifugiati, non si fanno più programmi educativi perché non ci sono i soldi, si riducono le razioni alimentari perché non ci sono i soldi, si riducono i servizi medici perché non ci sono i soldi. E intanto di questi 22 miliardi, 8 miliardi sono destinati alla Siria. Certo, la Siria è la crisi più importante del momento, non è necessariamente la peggiore. Ma se 8 miliardi su 22 li diamo alla Siria, gli altri 32 paesi dovranno arrangiarsi con 4 spiccioli per il Sudan, per il Sud Sudan, per la Somalia, per il Mali, per il Chad, per la Repubblica Centrafricana, per il Burundi, paesi dove sono in corso dei genocidi. E poi ci domandiamo perché la gente scappi. E poi diciamo, ma aiutiamoli a casa loro. Casa loro, questa è la Siria, è questa casa loro. Aiutiamoli a casa loro. Una Siria in cui centinaia di migliaia di persone, esattamente 400.000 persone, vivendo in una condizione di assedio da parte delle forze o governative o dell'opposizione, non ricevono assistenza umanitaria e quindi sono condannate a morire di fame o di malattie o delle conseguenze della violenza nei prossimi mesi. Questa è la fila per il pane. 2 anni fa, al campo di Yarmouk, campo di rifugiati palestinesi in Siria. Ma questa è la situazione in cui vive ormai metà della popolazione siriana. 500.000 morti, 2 milioni di feriti, 6 milioni di sfollati interni, 5 milioni di rifugiati, un'aspettativa di vita che è crollata di 15 anni tra il 2010 e il 2015 in Siria. In Siria, dove solamente per comprare il minimo di acqua da bere bisogna spendere almeno un quarto del proprio reddito. Questa è la Siria. Ed è il paradigma di quello che il mondo è incapace di fare oggi. Una Siria da cui si può solamente fuggire, come da tanti altri paesi. Non c'è alternativa che andarsene. Salvo poi ritrovarsi abbandonati a se stessi, soli, disperati, senza assistenza, senza protezione. Magari nelle belle strade asfaltate di un paese europeo, dove sei considerato comunque come una feccia da respingere e non come un essere umano da aiutare con senso di umanità. E il Consiglio di sicurezza tace e lascia fare. La politica tace e lascia fare, anzi semmai cerca dei mezzi per limitare ulteriormente. Vorremmo che morissero tutti in mare, così non ci vengono a rompere le palle nel nostro paese. È questo che ci dicono i politici oggi. Si fa di tutto per impedire l'assistenza a queste persone. Al punto di avere creato dei nuovi reati che definirei reati di solidarietà e reati di umanità per impedire che questi rifugiati vengano aiutati. È inutile, come dice il nostro segretario generale di Amnesty International, bisogna prendere atto che ormai non possiamo più affidare agli stati, ai governi, la responsabilità di proteggere i diritti umani. Non sono più pronti a farlo. Dobbiamo riprenderci noi questa responsabilità, come cittadini, come persone. Questo vuol dire che non basta più guardare, scuotendo la testa, preoccupati quello che succede nel mondo. Questo significa che dobbiamo ricominciare a prendere l'iniziativa direttamente e personalmente, ciascuno di noi, per difendere i nostri diritti e quelli di tutti.
perché siamo in presenza di un fenomeno impressionante di negazione e cancellazione dei diritti umani che tocca tutti i cittadini. E poi, se ne sapete qualcosa di diritti umani, sapete che se io riduco i diritti umani in un paese, prima o poi quell'effetto si riproduce anche in altri paesi. Che se si abbassa lo standard da qualche parte, prima o poi lo standard si abbasserà dappertutto. Guardate già come conviviamo ormai rassegnati con le politiche antiterrorismo, che pure limitano così grandemente la nostra libertà di movimento, il nostro diritto a vivere serenamente la nostra vita. Vediamo come sempre più la politica, e penso alle parole di Donald Trump, contro le donne, contro i disabili, contro gli eroi di guerra che avevano il difetto magari di praticare una religione diversa da quella che lui, ammesso che abbia un'idea di che cosa sia la religione, considera la religione dominante del suo paese. E questi discorsi li sentiamo fare dalla Lega, al Front National, ai seguaci della Brexit in Gran Bretagna, ai leader ungheresi, ai leader polacchi, a personaggi di primo piano della politica nordeuropea. Non stiamo parlando solamente del presidente Duterte nelle Filippine, che ha pensato bene che sterminare i drogati sia un modo per fermare il traffico di droga nel suo paese. Abbiamo centinaia di politici oggi nel mondo che stanno praticando e predicando odio, violenza, sopruso e negazione dei diritti. Quindi dobbiamo riprendere noi l'iniziativa. Dobbiamo attivarci, dobbiamo fare qualcosa. È una chiamata alle armi, sì, è una chiamata alle armi per tutti noi. Soprattutto per voi, mi permetto di dire, combatterò i miei prossimi 20 o 30 anni, ma sono abbastanza vecchio. Chi come voi ha di fronte una prospettiva di una vita ancora molto lunga, è particolarmente importante che si impegni. Da oggi, nel proprio quotidiano, nella propria comunità, nel proprio posto di lavoro, nella propria vita, abbiamo tanti modi per resistere a questo cambiamento. Innanzitutto abbiamo le leggi. Le leggi sui diritti umani sono dannatamente difficili da cambiare. Di solito richiedono grandi maggioranze, di solito ogni tentativo di cambiamento incontra una forte opposizione da chi ha a cuore i diritti umani, e non sono operazioni politiche semplici quelle di cancellare i diritti. Abbiamo visto come il Muslim ban di Donald Trump sia stato ostacolato dalla parola di pochi giudici che negli Stati Uniti hanno semplicemente sancito l'illegittimità del provvedimento. E la cosa si è fermata. Non si fermerà per sempre. Trump riuscirà a cambiare le leggi, Trump riuscirà a ottenere probabilmente una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti a favore del suo bando. Non di meno, si guadagna tempo, si creano spazi, si aprono possibilità. E poi una società civile attiva è sempre stata la risposta principale quando gli stati non hanno fatto il loro dovere. Io vorrei ricordare, perché ho una vita abbastanza lunga e ho militato per decenni nel campo umanitario, ma voglio dire, dalla lotta contro l'apartheid alla lotta contro le mine antipersona, alla lotta per il traffico, per un controllo del traffico delle armi, alla cancellazione del debito per i paesi più poveri, alla creazione della Corte Penale Internazionale. Queste sono tutte vittorie che negli ultimi 30 anni la società civile ha ottenuto a dispetto della politica. Una società civile attiva e dinamica è una forza irresistibile. E poi, diciamolo, e con questo concludo, se alla fin fine i nostri avversari, quelli che predicano odio, quelli che predicano divisione, quelli che ci chiamano buonisti, ci considerano un'elite, perché il discorso è che noi saremmo un'elite, non un'elite economica, evidentemente, frugata nelle vostre tasche, ditemi se sbaglio, ma certamente un'elite culturale. Certamente siamo persone che studiano,
che leggono, che si informano, che approfondiscono. Siamo persone che prima di tranciare un giudizio riflettono. Siamo persone che sanno ascoltare gli altri, siamo persone tolleranti nei confronti delle idee diverse dalle nostre. Siamo persone che contano su una rete di relazioni internazionali molto forte e che sono capaci di contribuire a una mobilitazione al carattere globale, se necessario. Siamo persone che ragionano, che scrivono, che pensano, che sanno produrre idee di qualità. Quelle che abbiamo visto scorrere in questa giornata, in questa sala, una dietro l'altra, tutte meravigliose, tutte eccezionali, tutte in grado di portare dei grandi cambiamenti. Noi sì che siamo un'elite, è vero, siamo un'elite, perché pensiamo, perché rispettiamo gli altri, perché crediamo nei diritti, perché abbiamo dei valori, perché vogliamo il bene comune. E allora se siamo un'elite usiamo i nostri strumenti, non lasciamo che siano i bruti a prendere la guida del dibattito politico, riportiamoci noi al centro del dibattito, armiamoci, lottiamo e vinciamo un'altra volta la nostra battaglia per i diritti, come abbiamo fatto 70 anni fa. Grazie.